saluto Andrea De Gaetano che sarà con me per questa parte di diretta. Andrea, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Allora, intanto, in sovrimpressione, così ci arriviamo, no? Abbiamo posto questa domanda: Evergrande rischia di diventare la nuova Lehman e tra poco ne parleremo con te. Prima ti chiedo però rispetto a quello che sta accadendo adesso sulle contrattazioni europee, questo rimbalzo, te lo aspettavi dopo la giornata di ieri? Ma francamente sì, nel senso che gli indici, almeno l'S&P 500 in particolare, aveva raggiunto dei livelli di supporto molto importanti. Anche il DAX europeo, quindi il mercato ha avuto un sell-off abbastanza veloce, anche se chiaramente la correzione era già iniziata settimana scorsa, e c'è stato questo rimbalzo. Secondo me, ecco, ci sta. Poi il tema importante sarà quello ovviamente della Fed, per capire che secondo me si farà un po' da ago della bilancia, per capire se poi questa correzione continua oppure se effettivamente per ora il mercato ha già corretto, e a quel punto potremmo vedere un tentativo di ritorno sui massimi. Sì. Questo secondo me dipenderà molto dal tipo di messaggio della Fed. Quindi la scusa di questo sell-off è venuta anche servita su un piatto d'argento da questa vicenda che in realtà va avanti da mesi di Evergrande, e c'è stato contemporaneamente il sell-off su questo colosso di sviluppo immobiliare cinese, che anche questo era già in difficoltà da settimane, però ormai si parla di grande probabilità di default, e quindi tutto si è sommato, e quindi i mercati europei, che già erano nelle scorse settimane vicino a delle resistenze tecniche e già avevano scontato tantissime delle buone notizie, un po' per la paura, secondo me, e l'incertezza davanti alle banche centrali. Questa settimana ce ne sono parecchie, in particolare la Fed, la Bank of Japan e la Bank of England, in Inghilterra, negli Stati Uniti c'è un problema evidente di inflazione che è oltre, pardon, il target delle banche centrali, e i tassi che sono ancora incollati allo zero o poco più. Quindi Certo. il mercato, secondo me, aveva bisogno di una rifiatata, la sta facendo, per ora la prima gamba l'ha fatta, e secondo me, appunto, vedremo poi in settimana, in base a secondo me quello che dirà Powell, e poi la Bank of England, anche ha un suo peso, ovviamente anche la Certo, Bank of Japan, certo. capire se daranno un impulso, quindi stempereranno i timori di rialzi dei tassi, o magari proveranno a rinviare ancora un po' il tapering, oppure parleranno di un tapering moderato in ragione di queste ulteriori incertezze cinesi, oppure se effettivamente andassero avanti per la propria strada, cosa che potrebbe anche questa essere una possibilità, dicendo che comunque l'inflazione sta salendo molto, l'economia di fatto sta andando bene. Anche negli Stati Uniti abbiamo visto comunque delle vendite al dettaglio molto buone settimana scorsa, e quindi potrebbe anche essere una Fed che in realtà procede per la sua strada, e a quel punto il mercato, secondo me, farebbe un'altra gamba in giù di Ecco, ribasso. è indubbio quindi, Andrea, che abbiamo iniziato la settimana appunto con questo crollo causato da Evergrande e alla fine della settimana riusciremo a mettere insieme un po' più di pezzetti proprio anche con ciò che emergerà dalle riunioni delle banche centrali, in primis della Fed. Prima di farti rispondere alla domanda che leggiamo in sovrimpressione, andiamo a prendere il titolo Evergrande perché bisogna sottolineare come si è scivolato proprio a picco perché praticamente a luglio 2020 il titolo quotava 25, oggi come vedete è a 2,21. In questo momento sta perdendo ulteriormente il 3,51%. Ecco, anche tu ovviamente stavi guardando il titolo, Andrea. Sì, stavo seguendo il titolo, ma il problema qual è? Il tema è quello di uno sviluppo immobiliare cinese dove molto poco regolamentato, con un uso smodato della leva finanziaria da parte dei cosiddetti sviluppatori immobiliari. Quello che è successo è stato sostanzialmente un calo delle vendite, e comunque vendite disordinate, nel senso che ci sono addirittura più di 1 milione di abitazioni che sono state vendute senza essere state costruite, e viceversa delle città fantasma, dove ci sono una serie di una quantità di abitazioni che erano state costruite e che poi non sono state comprate.
Quindi questo ha creato chiaramente un collasso progressivo di questo titolo, che per tradurre in termini, diciamo, più comprensibili per noi in termini di cambi, si parlava di una capitalizzazione equivalente in dollari di una quarantina di miliardi di dollari, e a questo punto sono circa 3,8 miliardi di dollari di capitalizzazione. Questo chiaramente era il titolo che pesava di più grosso in termini di capitalizzazione nel settore immobiliare cinese. E il problema qual è? È che al di là della capitalizzazione di borsa del titolo, il titolo aveva delle esposizioni che erano enormemente superiori. Sì. Si parla di oltre 300 miliardi, l'equivalente di 300 miliardi di dollari, di cui ho guardato, sono circa anche 200 miliardi di bond emessi dalla società, più una serie di cosiddette liabilities, quindi di debiti e di impegni verso fornitori. Sempre nel settore immobiliare, soprattutto banche, e questo ovviamente, il collasso di una struttura di questo tipo fa sì che ci possano essere degli effetti contagio, tant'è che in questi giorni si parla dello spettro di una Lehman Brothers cinese nel settore Appunto. immobiliare. Quindi tu credi che possa diventare, appunto, tanto per rispondere alla nostra domanda, no? Ecco, secondo me io non credo così tanto, nel senso che non credo che ci sia un impatto così forte, anche perché sono andato a vedere, insomma, il tema di una Lehman era molto più permeato in tutta la struttura finanziaria, in quel caso americana, ma mondiale, in cui c'erano questi bond e queste strutture molto elaborate di credito, che di fatto erano permeate in tutto il tessuto finanziario. Questo sembrerebbe meno diffuso, quindi più localizzato sia a livello geografico in Cina e meno diffuso a livello finanziario rispetto a quello che poteva essere una Lehman. Quindi per ora anche il parere, da quello che leggo di diversi analisti locali, sembrerebbe meno pessimista di quello che crediamo. Dall'altra parte è vero che ci sono degli altri sviluppatori immobiliari che erano connessi alla società, quindi che lavoravano o dipendevano di fatto dal business di questa società, che negli ultimi giorni, quindi a quel punto invece in realtà in termini di giorni, mentre Evergrande ci ha messo sostanzialmente dei mesi a finire in questa situazione, abbiamo visto alcune società collassare completamente, cioè perdere l'87% della capitalizzazione in pochissime sedute. E Sì. quindi il tema è c'è questa Scenic Holding, per esempio, che è appunto, è molto più piccola di Evergrande, però come questa ce ne sono diverse. E ovviamente poi, una volta che ci fosse un collasso, quindi anche di queste società, almeno a livello cinese ci potrebbe essere un effetto contagio, che in parte già stiamo vedendo, e che poi potrebbe trasmettersi anche nelle esposizioni di assicurazioni, perché chiaramente ci sono, cioè, questo business immobiliare di fatto è quello che ha trascinato anche in positivo la crescita cinese, sia in termini di immobili, sia in termini proprio di infrastrutture. E ovviamente anche le istituzioni finanziarie poi prendevano bond emessi da queste strutture, poi sempre meno negli ultimi anni, proprio perché lo Stato cinese ha cercato di regolamentare la cosa, e le inserivano poi nei portafogli, le inserivano nei propri, diciamo, nei propri portafogli come strumento di investimento. Quindi un effetto contagio ci sarà. Adesso ho visto anche, è uscito un report dell'agenzia di rating S&P, che reputa poco probabile che il governo cinese vada a intervenire subito, prima di vedere un eventuale effetto contagio, tra virgolette, fuori controllo. Quindi, se dovesse essere limitato appunto a questa Evergrande e alcuni suoi pari coinvolti, probabilmente lo Stato cinese non interverrebbe. Questo è quello che ritiene S&P, proprio per non andare ad apparire come salvataggio di Stato, che è una cosa che lo Stato cinese non vorrebbe fare. Ecco, detto questo, poi è una situazione sicuramente da seguire, anche perché poi è tipico di queste situazioni vedere esplodere questi buboni, e poi pian piano vengono fuori, vengono a galla, no, tutte le connessioni. Abbiamo visto comunque anche grossissime case di investimento americane che avevano delle esposizioni, che però in gran parte hanno tagliato
nei portafogli bond, anche nei confronti proprio di Evergrande, però ecco, delle esposizioni ci sono, quindi una prima scossa è arrivata. E poi è un tema da seguire, proprio perché effettivamente se questa cosa poi si trascinasse potrebbe mettere in a repentaglio, anche comunque a rallentare la crescita cinese che aveva già subito delle battute d'arresto, quindi è un tema comunque da tenere sott'occhio. Assolutamente sì. Allora, facciamo così, andiamo un po' a random per capire cosa ti aspetti, per esempio, sul cambio euro-dollaro, proprio in prospettiva di ciò che potrebbe comunicare Powell, insomma, una view generale naturalmente su cambio euro-dollaro, però tenendo conto delle comunicazioni che darà, insomma, la Fed. Sì, allora diciamo che sul cambio euro-dollaro un'altra cosa, secondo me, una cosa da tenere presente è ovviamente Powell, come giustamente hai fatto notare, e anche una valenza di asset rifugio del dollaro che per esempio in queste ore è tornata a farsi sentire. Abbiamo visto che proprio in corrispondenza del sell-off che c'è stato sulle borse, c'è stato comunque una corsa verso gli asset considerati più sicuri, tra cui il dollaro, e il cambio euro-dollaro ora quota 1,1720. A questo punto, in un'ottica da qui alle prossime ore, vedrei un supporto in area 1,165, che secondo me diventa quello un po' il termometro vero per capire la forza del dollaro. Quindi se tiene l'area 1,16 appunto sarebbe comunque un'area di supporto molto importante. Se invece effettivamente la borsa anche, quindi i mercati finanziari dovessero continuare questa fase che è appena iniziata di turbolenza, a quel punto potrebbe esserci anche una rottura di area 1,16,5, a quel punto con uno scenario che secondo me coglierebbe di sorpresa molti, proprio perché quello che abbiamo visto è per ora appunto il cambio euro-dollaro, nonostante tutti questi eventi geopolitici e questa incertezza a livello di politica monetaria sia da parte della Fed sia da parte della BCE, abbiamo visto che sta scontando una volatilità bassissima, quindi di fatto è come se facesse un sonnellino, ed è una cosa molto strana con quello che sta succedendo, e proprio per questo bisogna comunque seguirlo con attenzione, perché in questi casi se effettivamente vengono rotti dei livelli, in questo caso c'è proprio l'area 1,16 di supporto, potrebbe esserci un'accelerazione verso il basso. Sì. In termini di probabilità, a mio avviso è più probabile che l'area 1,16-1,17 regga, e che dovremmo vedere un rimbalzo, quindi verso la parte più alta del trading range, che ha come primo livello l'area 1,18, e poi l'area successiva, che è molto molto importante, è l'area 1,19,5-1,20. Quindi direi che come trading range di riferimento 1,16-1,20, questo è il trading range, e poi però ecco, bisogna siccome in questa fase stare più attenti per capire se effettivamente poi questo trading range viene rotto, perché ci sono con le banche centrali i presupposti perché questo possa accadere. Ok. Altri elementi che secondo te occorre monitorare in queste giornate? Andrea, lascio a te, così chiudiamo e insomma operativamente per concludere, come diciamo sempre, quali indicazioni ti senti di dare? Allora, una cosa che stavano anche seguendo era c'è stato a seguito proprio di questo tema immobiliare cinese, ma anche sul tema delle materie prime, c'è stato un forte sell-off anche su tutto il settore legato ai metalli, quindi i cosiddetti miners, e quindi stavo iniziando a monitorare alcuni titoli, diciamo, di questo settore, che secondo me potrebbe avere interesse. C'è comunque questa rotazione settoriale che sta avvenendo, quindi rimango comunque un pochino più cauto sul settore auto, invece, quindi che ha corso, uno di quelli che ha corso di più, quindi alcuni titoli hanno corretto molto. Abbiamo visto per esempio titoli come Porsche, che da area 100 sono scesi sotto area 80, quindi comunque correzioni superiori al 20%, quindi il mercato si sta muovendo. Secondo me rimane molto interessante il tema energy, quello che abbiamo visto che comunque nonostante appunto questo forte rialzo di titoli energetici come per esempio la stessa Eni, il titolo che nostrano, c'è comunque ancora secondo me spazio di crescita, e quindi il petrolio abbiamo visto anche una corsa molto molto forte sul natural gas, quindi alcune commodity stanno dando comunque segni di continuazione di forza, come appunto petrolio e natural gas, e altre invece
come i metalli segni di maggiore debolezza. Quindi Sì. rimango comunque positivo, appunto, direi sul tema energy e anche sul tema finanziario europeo, quindi banche. E anche questo, se dovesse esserci una correzione, dovesse continuare ancora un po' la correzione che abbiamo visto nelle ultime ore, potrebbero, secondo me, esserci di nuovo delle opportunità di acquisto sul settore finanziario. Ok. Beh, comunque, insomma, diciamo, Andrea, che ecco, una cosa che ti volevo chiedere, un po' provocatoria, ma questo Evergrande è un piccolo cigno nero, secondo te? O per appunto definire cigni neri bisogna vedere effettivamente gli effetti che potrebbero avere, no? I vari eventi. Abbiamo non a caso ricordato quello che successe sulla Lehman Brothers, ma è un piccolino cigno nero? Sì, lo chiamerei quasi un cigno grigio, nel senso che, Grigino, sì, nel senso che ok. è tanto che, allora, questa cosa è un po' l'effetto, secondo me, a lungo termine di un'enorme speculazione immobiliare che in realtà dura da oltre 10 anni nel settore in Cina in particolare. Quindi c'è stato questo sviluppo fuori controllo, un uso della leva finanziaria incredibile. La Cina ha cercato di moderare, tant'è che ha chiamato anche già ad agosto, aveva convocato i dirigenti della società invitandoli a ridurre il leverage, a ridurre le esposizioni finanziarie, e quindi la Cina è una cosa che sta cercando di curvare da anni. E quindi in questo senso, secondo me, è normale vedere che poi qualcosa sfugge di mano e vengono fuori queste cose. Ok, Detto certo. questo, bisognerà capire se da questo invece vengono fuori magari degli altri cigni neri che magari non si vedono adesso e vengono fuori proprio per un effetto contagio. Quindi speriamo di no, però c'è anche questa possibilità. D'accordo, grazie Andrea De Gaetano per la collaborazione come sempre, ti seguiamo sui tuoi canali, naturalmente ci risentiamo la settimana prossima, buona giornata. Grazie mille a voi, grazie, buona Grazie. settimana.